Quindi per esempio un regalo, ci facciamo un regalo. Altra cosa che volevo dire, vi voglio ringraziare, perché siete stati miei compagni di viaggio. Un viaggio che è durato troppo poco, ma intensamente. Un viaggio che ci ha visti protagonisti di tante belle cose. Solo belle. Non esistono le cose brutte. Le cose brutte diventano tali se le consideriamo in questo modo, ma in realtà le cose brutte è la nostra immaginazione che ci fa vedere in questa maniera. È come un cane che è tenuto al guinzaglio, che è legato al palo, può abbaiare, si può scatenare, ma se non avviciniamo lo che faccia azionare, rimane solo in qualcosa da lontano. La stessa cosa accade per le cose brutte. È come un film, come un quadro brutto, che siamo liberi, padroni, di girare il volto, di guardare da un'altra parte. Io vi ringrazio da un lato e dall'altro vi ringrazio un po' meno perché, anzi, me la prendo con voi perché in questo momento mi fate stare male. Quindi. La lingua si basa, le idee si confondono. Però una cosa vorrei tanto che accada, che gli sguardi di ognuno di voi si fermino nella mia mente e che nel mio futuro mi si ripresenti lo sguardo di ognuno di voi, nella valigia dei miei ricordi metterò lo sguardo di ognuno di voi. Quando un giorno dopo il giorno del nastro della mia vita ci sarà ogni singolo fotogramma che riguarda di questi 3 anni e di questa serata fantastica. Come vedete abbiamo avuto la raccomandazione che non ha piovuto. Siamo proprio eccellenti. Ma io penso che sì. Beh, io credo di aver detto abbastanza sciocchezze. Se non mi dici in siciliano, catanese di quello, magari forse lo capite. Bene, grazie di cuore, grazie forse non riesce a rendere, a quantificare la gratitudine che provo in ognuno di voi. Grazie.